L'area grecanica ricorda la figura di Pasquino Crupi. Questo è il tema del convegno che si terrà venerdì 11 ottobre alle ore 19.30 presso la sede sociale dell'albergo Serano. Intellettuale di trincea ma senza recinti, come amava definirsi Pasquino Crupi, che con la sua personalità poliedrica versata alla continua ricerca e studio ha rappresentato la più alta espressione del meridionalismo calabrese. Si domandava dove sono finiti gli intellettuali calabresi. Beh, purtroppo non ci sono però più intellettuali calabresi capaci di alzare la bandiera della civiltà calabrese e di difenderla. Costi quel che costi. Quindi non è solo la politica qui che segna il passo, è anche l'intellettualità. Sì. All'evento aperto al pubblico, organizzato dal Rotary Club di Melito di Porto Salvo, area grecanica Capo Sud, sono previsti gli interventi di Ilario Amendolia, direttore editoriale della Riviera, Giuseppe Bombino, presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte, Rosario Condacurci, editore della Riviera, Fortunato Nocera, storico, Giovanni Pitteri, scrittore responsabile editoriale di Telemia, Oreste Romeo, avvocato. Partecipa anche il figlio del compianto Pasquino, avvocato Vincenzo Crupi. Abbiamo ritenuto di organizzare questo evento commemorativo, dichiara il presidente del club, dottor Erminio Fiumanò, affinché anche il Rotary possa partecipare alla perpetuazione del pensiero e dell'azione del professore Crupi. La sua ultima opera, La questione meridionale ai tempi della diffamazione calcolata del Sud, che l'immatura scomparsa non ha permesso la presentazione anche nel nostro ambito di servizio, diventa un impegno alla divulgazione, collocandosi nel solco dei valori rotariani, ossia la libertà dei popoli e l'emancipazione dall'ignoranza e dalla povertà.